Il presidente incaricato Giuseppe Conte è arrivato puntuale alle 10, sempre in taxi a Bankitalia per il colloquio con il governatore Visco, come annunciato ieri al termine delle consultazioni con i partiti. Valutazioni e sensibilità che mi torneranno molto utili nella formazione del governo. Sul tavolo anche la questione delle vittime delle banche che saranno risarcite, la promessa di Conte. Siamo soddisfatti dell'incontro, siamo fiduciosi, c'è volontà. Con 150 all'incirca, 160 milioni, almeno con le quattro banche si risolverebbe, trovando queste risorse, si risolverebbe il problema dei risparmiatori traditi. Le parole di Conte non hanno rassicurato i mercati, lo spread infatti continua a salire, in attesa anche le borse europee. Per il premier incaricato comunque quella di oggi sarà la giornata chiave per la formazione della squadra di governo, con la lista dei ministri da sottoporre per la nomina al capo dello Stato, come prevede l'articolo 92 della Costituzione, articolo al quale il Quirinale si è richiamato ieri nel braccio di ferro con i due partiti della maggioranza per la scelta dei ministri. Restano ancora dei nodi da sciogliere, se sul nome dell'euro scettico professor Savona all'economia, Lega e 5 Stelle fanno quadrato, non c'è invece ancora accordo su esteri e infrastrutture. Una corsa contro il tempo per chiudere la partita entro stasera, forse alle 18.30 per sciogliere la riserva, e domani il giuramento, la settimana prossima la fiducia, la prima a Palazzo Madama, dove quattro senatori eletti all'estero hanno annunciato che la voteranno. Si rafforza così la maggioranza del governo Movimento 5 Stelle Lega, che sale a quota 170 10 voti sopra la maggioranza assoluta.